Benvenuti a Compila, quindi va. Hey guys, ben arrivati. Parto con un colpo di tosse, ma posso dire finalmente che sono negativo dopo aver avuto il Covid e dopo aver pazientato. Finalmente oggi ho avuto tampone negativo, quindi direi che a meno di non aver sbagliato completamente tutto, ma non dovrebbe essere andata così. Almeno mi sembra di aver fatto tutto secondo le regole, dovrei essermi liberato del maledetto coronavirus per il momento e speriamo di non incrociarlo per un altro pochino. Buon anno intanto, anche se è già passato qualche giorno, però siamo ancora in tempo, siamo ancora freschi e quindi si può ancora dire, anche perché poi questa è la prima live di quest'anno e quindi mettiamo a posto questo cavetto, ne abbiamo ancora gli addobbi, abbiamo ancora tutto, poi la prossima settimana togliamo le lucine, togliamo una grafica più pulita. Adesso mi organizzo, poi ora che sono negativo e forse riesco anche a uscire, dovrò, come dire, decidermi, dovrò fare anche la barba e tornare a una condizione normale, presentabile. Buonasera e buon anno, sembra un paradosso, essere positivo ed essere negativi. Infatti questa è una battuta che ho usato molto in questi giorni, ma sono contento di non doverla più utilizzare per il momento. Alla fine poteva andare peggio, però insomma, più che altro è il periodo che ha beccato, proprio quello delle feste, quindi clausura a Natale, Capodanno, ecco, forse la Befana, speriamo di schivarcela, è vicina e siamo in forma, quantomeno, almeno riposiamoci. Auguri di buon anno Gabriele, ben arrivato. Oddio, ho interrotto la musica, adesso chiudo, la rifaccio partire, però pianino. Ben ritrovati di nuovo qui, non ci sono grosse novità, a parte che dall'anno scorso che non ci vediamo. Ok, così abbiamo esaurito tutte le tipiche battutacce da rientro, le abbiamo fatte, quindi anche questa live ripartiamo con la nostra programmazione, non che ci siamo fermati in questi giorni, anzi direi che ho iniziato proprio a lavorare, ma penso come tanti già dal 2, quindi zero ferie al momento, ma meno male perché non me ne sarei neanche godute essendo poi costretto in casa, quindi grosso modo un po' mi sono riposato, ma abbiamo dormito e lavorato e mangiato, abbiamo fatto poco altro, ma adesso riprenderanno anche lavorativamente parlando qualche corso, quindi insomma il mio pian pianino l'anno decolla e men che non si dica ci ritroveremo già in primavera estate, passerà spero meglio dell'anno scorso, perché l'anno scorso è stato un po', almeno a livello familiare, tragedia per quanto mi riguarda, e quindi terminata la tombola, esatto, si ritorna sul campo cacato che avevamo lasciato in sospeso. Diciamo che ecco, avrei dovuto pubblicare anche i sorgenti della tombolata, ma non sto organizzando uno spazio dove metterò un po' degli esempi scaricabili e un elenco tutte le live grosso modo che sono state fatte, che sono comunque conservate allo stato attuale su YouTube, perché Twitch dopo un po' le cancella, quindi e metterò anche lì i sorgenti mancanti e li terrò un attimo all'esterno da GitHub, perché GitHub insomma, vorrei un attimo caricarci qualche progetto cui sto lavorando, sto sperimentando, e quindi qualcosa di un po' più serio, e siccome ho tutti i miei sitarelli, insomma, sto mettendo in piedi un po' di cose, avevo bisogno di fare un attimo di pulizia e quindi trovare un po' un espediente per
al momento, come dire, rimane un po' tutto in stand by, ma appena potrò vedrò, poi annuncio, metterò in uno spazio un po' tutte le live, i vari link social. Sto progettando un attimo un nuovo blog un po' più sbrigativo rispetto a quello che gestisco tradizionalmente, che inizia a essere, come dire, un po' vecchiotto dal punto di vista dei contenuti e poco aggiornato, ma perché mi risulta anche un po' scomoda la gestione. Ci sono delle soluzioni nuove un po' più interessanti, diciamo più sbrigative, con cui si possono fare anche post aggiornamenti molto più brevi, e quindi mi sto un po' cercando di organizzare almeno in questo mesetto di gennaio per non solo provare a portare un po' di cose nuove, ma anche organizzarle al meglio per chi magari le vuole recuperare in seguito e vuole scaricarsi qualcosa, vuole mettersi in pari, vedere cosa è stato fatto per fruire un po' meglio del materiale. Con quello che ho recuperato anche roba da conferenze, roba da altre cose, quindi sto cercando un po' il modo più congeniale per mettere a disposizione questo materiale, magari con qualche aggiornamento, e in parte magari riprenderlo anche, quindi come spunto per far sì che sia un po' più fruibile in futuro. Quindi sto studiando, ci sto lavorando negli stracci del tempo serale tra una live e l'altra, finché non crollo. E quindi stasera, esatto, ritorniamo sul mitico campo cacato, che in realtà io ho riguardato qualche giorno fa, e questo, appunto, questo capodanno, da un'occhiata ho detto: ma che roba abbiamo scritto, abbiamo un po' incasinato, sarebbe interessante un attimo rivedere quello che abbiamo scritto. So che eravamo arrivati l'idea non è scrivere ovviamente tutto, però ricreare un attimo un progetto dove rimettere dentro il codice che abbiamo scritto. Eravamo arrivati fino al punto in cui noi vedevamo i numeri delle tesserine adiacenti. Ricordo che Campo Cacato, il nostro gioco cacca, è un clone di Campo Minato, e quello che stiamo cercando è di riprodurre la logica del gioco usando la Schia come libreria grafica per la grafica, Delphi per lo sviluppo del gioco e della logica. E quindi eravamo un attimo partiti con un po' di logica già scritta, che assegnava appunto questi conteggi delle mine, ovvero delle cacche vicine per ogni cella della nostra griglia. Abbiamo fatto una griglia, quindi abbiamo fatto un po' di cose. L'idea era un attimo di integrare quella logica di gioco, magari riprenderla dal progetto precedente e ottimizzare un attimo, riorganizzarla un attimo, perché c'era un po' di non dico di confusione, però c'era un attimo da sistemare i dati, perché oltre a quelle informazioni l'altra cosa che dovevamo in un certo senso aggiungere sono anche i nostri flag. Sapete come funziona il campo minato, quindi io ho tante tesserine, devo aprirle, quindi vabbè, dove c'è uno 0 dovremmo non visualizzare più lo 0, dovremmo poterle contrassegnare con una bandierina, dovremmo rilevare dove c'è la cacca e quindi interrompere il gioco, insomma fare un po' tutta una serie di operazioni che nel gioco mancavano. E quindi sarei dell'idea di riprendere un po' quello che era stato fatto e rimetterlo all'interno di una struttura dati, copiando ovviamente quello che funzionava, perché comunque all'inizio era avevamo ottenuto comunque qualcosa di funzionante per il momento, quindi non riscriverei, ma porterei anche delle parti di codice già scritto. O se no, vediamo, riapriamo il progetto e vediamo un attimo qual era il punto in cui eravamo arrivati, in modo da vedere come possiamo riorganizzarlo per riprodurre di nuovo, per aggiornare il gioco in modo da avere quantomeno la logica, ecco, completa. Poi vedere un attimo sulla grafica, eravamo abbastanza vicini, pur avevano fatto una bozza, dobbiamo visualizzare qualche immagine, dobbiamo aggiungere un po' il contorno.
speriamo di fare esattamente come la serata del tombolone, dove siamo andati via spediti, abbiamo lavorato per un po' di minuti, ma alla fine qualcosina abbiamo ottenuto. Per chi se la fosse persa, è ancora qua su Twitch, c'è una sezione che si chiama trasmissioni precedenti, e comunque è stata ricaricata anche su YouTube integralmente, quindi può essere vista anche da lì. Quindi per cui mi lancio il mio simpaticissimo Delphi, che è già pronto a partire. No, mi vado ad aprire il bingo, ma il bingo al momento non mi serve. Mi serve il mio progetto Cacapupù, che avevamo usato un drawer. Sì, ok, qui io farei poi un pochino di modifiche. Ok, quindi rimetterei un po' dentro quello che abbiamo visto, con un po' di change. Quindi facciamo un attimo, allora cambio ovviamente la cam, così siamo qui. Fate caso a Turbardi MMX che ho aggiunto. Allora, quindi io rifarei così. Allora, vediamo se ce n'è ancora da qualche parte. Buonasera Silvietta, buon anno, ben arrivata, ben collegata. Adesso se ritrovo Source, no, questo è sorgente del countdown, dove avevo messo il mio gioco cacca, che poi lo chiamerei poop. Diamogli un nome finale serio. Dunque, vediamo se questa era il sorgente dell'altra volta. Mi parrebbe di sì, ma non ne sono sicuro. Sì, dovrebbe essere lui. Sì, perché avevamo fatto un frame, ecco, diciamo che dal tabellone ho visto un paio di cose. Avevamo fatto una cosa che però non aveva, almeno inizialmente, la possibilità di subire anche interazioni in un certo senso, o forse l'avevamo messo, non mi ricordo di preciso. Questo draw avevamo disegnato un po' di cose, ma sì, c'era un image list da provare a disegnare. Ok, questo era in realtà un tentativo che avevo fatto dopo, avevo fatto qualche prova, ma nulla di che. Allora, ok, quindi io riparterei un attimo da questo punto, quindi ci portiamo dentro ovviamente la logica se ci serve. Così facciamo un recap molto veloce. Allora, isolo un attimo. Allora, cartella. Poop. O poops. Non saprei come. Poop. Via, chiamiamolo poop. Poop forms main. Ok, questo lo chiamiamo così. Che è ancora più. È ancora più sbrigativo di cacca, come dire. Allora, avevamo fatto questo, avevamo creato già un frame, però magari aspettiamo un attimino e prima passiamo un attimo alla parte di gioco, ovvero una unit. Che io chiamerei a questo punto. Poop, lo chiamo game e session pass, ok, ovvero scordate una e t bla bla bla. Allora t chiamiamo la game session, mi piace, sessione di gioco. L'altra volta avevamo fatto un generico T-game, ma vorrei un attimo rivedere quella struttura in modo da dividere un pochino le parti che avevamo, come dire, inserito. Quindi avere una sessione con un campo di gioco, con
qualcosa del genere. Vabbè, questo in realtà riprendono un po' i concetti. Allora, e fare anche una sorta di nomenclatura più precisa di quello che avevamo fatto l'ultima volta, perché avevamo dei values che poi erano, come dire, valori numerici, ma in realtà dobbiamo includere anche tutte altre informazioni di stato. Quindi il famoso field, che era un array di array di integer, in questo caso io lo andrei ad estendere, ovvero farei qualcosa. Sto pensando che forse in una unit intera ce la potremmo anche fare, ma perché poi non, la logica del gioco non dovrebbe essere tantissima, cioè, quindi non, perché ho visto in giro degli esempi, non ho avuto tempo di approfondirli, però magari li fattorizziamo in un secondo momento, così velocizziamo anche lo sviluppo. Tanto appunto ho installato anche MMX da zero, così abbiamo un po' di helper che ci possono essere d'aiuto. Quindi, allora, definiamo la singola cella, ok, che potrebbe essere definita come zona o come cella, però troviamo un vocabolo, ad esempio cell, che penso possa andare bene. Quindi l'altra volta avevamo fatto un array di array, avevamo fatto il nostro, chiamiamolo, il nostro campo, quindi ok, che era un array di array of integer, che è scritto così, sembra un po' strano, ma. E qui c'erano i valori con lo 0 dove c'è la cella vuota, meno 1 c'era la bomba. Però noi dobbiamo anche, ai fini del gioco, memorizzare altre informazioni che sono, ok, al netto delle bombe adiacenti, delle mine adiacenti o delle cacche, come nel nostro caso, anche il fatto che l'utente abbia marcato quella celletta, quindi l'ha protetta dal fatto di poterla scoprire, o comunque ha messo un contrassegno, perché questa è la logica di gioco, il poter contrassegnare le cellette dove il giocatore pensa ci sia una cacca, e quindi lì non andrebbe ovviamente scoperto, altrimenti il gioco viene, come dire, termina. Quindi io questo lo metterei nella mia cell, la mia cella di gioco, perché sto pensando a una griglia, però potrebbe essere una zone, una game point, non lo so, farò lo stesso. Quindi metto un flag marcato che ci conserva questa informazione, ovvero se nella cella abbiamo messo o meno la bandierina, per evitare di scoprirla. Le celle che poi hanno uno 0 oppure dei numeri 1, hanno delle cacche, eccetera, possono essere, come dire, scoperte, ovvero se non le contrassegno e ci clicco sopra, la vado a scoprire. Ovvio che se trovo proprio una cacchetta, ovviamente finisco il gioco, ma se trovo un numero, se trovo una cella completamente vuota, cioè che non ha mine o cacche nei dintorni, quella cella viene scoperta, cioè nel momento in cui vado. Esatto, ciao Fubit. Esatto, era l'idea di campo fiorito, che rivedeva un po' il campo minato, però resa ancora più sciocca, ma solo per un motivo social, perché chiaramente dove invito gente a partecipare a una live e dico e chiamo il gioco cacca, ovviamente salta subito all'occhio, e quindi è tutto un espediente commerciale. Infatti, vedi che in questa live siamo ben 5 questa sera. Vabbè, scherzi a parte, faccio anche uno shout out al mitico Fubit, che ieri sera si. Oh, bella nuova grafica di shout out che viene fuori. Probabilmente c'era anche l'altra volta, ma non l'ho notata. Che si diletta di giochi retro. Mentre io qui ho giocato qualche volta su Twitch, non in live io, ma in live con altri. Phasmophobia, che è un gioco di caccia ai fantasmi, l'ho citato più volte adesso.
ci sto iniziando a fare l'abitudine, adesso mi spaventa meno, poi in compagnia è più divertente, quindi perché ci sono altri che possono fare da cane, da macello e quindi da scudi umani, come si suol dire, per cui è più difficile anche schiattare, per quanto, a meno che la difficoltà non sia impostata al massimo, però è un gioco moderno e le bombe si allargano, la cacca no. Dipende. C'è chi dalle mie parti, non dico quali detti ci sono, ma però ad esempio ieri sera si parlava sul canale con qualcuno di squacquerone, ecco, questo diciamo che il termine è simile, ma quindi abbiamo il contrassegno, abbiamo, chiamiamola revealed oppure opened, non saprei come definirla, cioè quando andiamo ovviamente a girare la carta, quindi andiamo a vedere se c'è qualcosa nel sotto, come dire, il punto in cui andiamo a cliccare, e poi abbiamo quel famoso value che poi è più un count, che anche qui, buonasera, ciao Vision, è qui che continua la festa. Sì, la festa, però stasera sono un po' negativo, ma lo dico con orgoglio perché sono negativo sul tampone, quindi siamo, potremmo effettivamente fare festa, ma visto che io il Capodanno me lo sono fatto a casa da solo in maniera triste, per cui, quindi ok, quindi abbiamo la celletta dove abbiamo il valore che è quello che andavamo a salvare l'altra volta con le bombe adiacenti, e anche i flag che ci dicono se abbiamo già scoperto quella cella, perché comunque ad ogni stato dovrà corrispondere una rappresentazione diversa a livello grafico. Quindi a differenza dell'altra volta, il mio field sarà un array di array di queste cose qui. Cioè io ci ho pensato su se ad esempio lasciare ciao Valerio, le cacche dentro un dizionario, però alla fine una volta che abbiamo composto il campo non ci interessa che sia indicizzabile dove si trovano eventualmente le varie cose, perché tanto poi guida l'utente cliccando su quali sono i punti da andare a scoprire, e tramite l'array diciamo che se abbiamo queste informazioni li andiamo, in ogni caso partiamo sempre dai punti, quindi abbiamo un array, abbiamo un accesso già sufficientemente veloce, e quindi per sapere se in una cella c'è qualcosa, a noi interessa solo nel momento in cui andiamo a cliccare, abbiamo già le coordinate, dalle coordinate arriviamo già comodamente tramite l'array a, usando gli indici, una struttura che è anche forse più efficiente del dizionario perché lavora con degli offset. Se in quella struttura al posto di un valore ne mettiamo 3 con tutto quello che ci serve sapere, ecco, forse magari dobbiamo fare una scansione della griglia per sapere se abbiamo perso o quante bombe mancano, non so, per sapere quante ne sono state piazzate, però insomma è sempre una griglia di dimensioni molto minime, di 15 elementi per 10 per 50 per 50 già è grandissima, quindi insomma non è particolarmente preoccupante dal tenere diverse strutture e mettere in dizionario delle posizioni con questi dati diciamo separati. La nostra cella può essere tranquillamente comprensiva di questi dati, quindi questo è il nostro campo e quello ok. Detto questo, quindi come possiamo proseguire? Per cui il concetto è quello dell'altra volta, ma allarghiamo a non a integer ma a game cell la nostra parte. Per cui c'è la nostra game session, vuol dire questo mi immagino sia l'oggetto che noi creiamo quando abbiamo bisogno, quando vogliamo fare una nuova sessione di gioco. Al momento in cui andremo a creare una sessione avremo ovviamente le nostre cell, ovvero in realtà quello che è un field di game field,
perfetto, con cui, che più o meno è la cosa che abbiamo già visto l'altra volta. Oppure potremmo anche vederla in questo modo, ma vabbè, tanto poi come dire, non è che ci cambi la vita, via, insomma. Field cells è giusto, però, perché formalmente così, come dire, facciamo, abbiamo sempre l'altezza e poi abbiamo la larghezza. L'altra volta avevo messo un rectangle, ma non c'era anche il rettangolo, una x e una y che non mi servono. Magari semplifichiamo in questo modo e siamo già ok. Quindi nel momento in cui noi andiamo quindi a fare una ad esempio, avevamo fatto anche già un costruttore, quindi questo ce lo terremo, con un po' di opzioni sparse: altezza, larghezza del campo, numero di cacchette, eccetera. Ecco, mettiamo che da questo punto di vista noi vogliamo estendere questa gamma di opzioni. Io farei anche qui il game start, cioè metterei questi dati in un certo senso. Field 8, ok, field che poi paradossalmente potremmo anche salvarceli, e number of poops, numero di cacche, così è abbastanza esplicito. Così se vogliamo aggiungere opzioni, e qui andiamo a mettere game start, andiamo nel costruttore a passare questi dati, così è un po' più, non più di tanto, ma leggermente più elegante rispetto alla volta scorsa. Ok, quindi nel momento in cui inizializziamo la nostra sessione di gioco, così iniziamo a scrivere anche un po' di codice. Cosa facciamo? Questa è la nostra game session. Vabbè, chiamiamo il metodo ereditato, il nostro base. Mi salvo l'altezza. Poi dicevo, magari potrei anche prendere questa roba da start e tenerla tutta, ma faccio set length, inizializzo l'array delle mie celle usando la larghezza e poi l'altezza del mio campo. Ok, e così sono a posto. Questo l'altra volta l'abbiamo fatto, quindi qui ci teniamo il nostro start, qui abbiamo le celle, che non è altro che un array di una singola cella, in realtà array di array per avere qualcosa di bidimensionale, fa il quadrato, e poi abbiamo la cella con le sue informazioni. E tanto poi qui possiamo aggiungere anche dei metodi anche qui, quindi ok, e fin qui ci siamo. Quindi così andiamo a creare il nostro gioco, perfetto. Poi io metterei una initialize session. Oppure una place poops a number of poops, è un metodo solo perché insomma, come logica c'è dentro un pochino di roba. Vediamo se questa, ovviamente, la recuperiamo dalla quella che abbiamo scritto la volta scorsa, quindi non stiamo ovviamente a ripetere tutto. La volta scorsa cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un ciclo, questo è il codice che vado a recuperare, da x per la larghezza, in realtà ok, field date, che andiamo a fare?
anzi, io a differenza di, io lo uso quindi Field Cell LX LY do begin. Andiamo qui a mettere, in realtà dovrebbe essere automatico con la set length, ma vabbè, questo revealed false, quindi togliamo, non abbiamo bandierine, non abbiamo celle scoperte e abbiamo un value che parte da 0. Che io sappia, questo dovrebbe fare già tutto. Sai, quasi quasi lo provo, perché essendo tutti il default, però non sono record, non sono... Vediamo, vediamo, facciamo una prova magari dopo. Tanto lo teniamo lì. Poi dobbiamo andare a mettere giù le cacchine. Quindi, con le cacchine, che cosa facciamo? Abbiamo usato un dizionario, quindi qui usiamo dalle collection generics. Avevamo detto ok, facciamo poops, un dizionario dove avevamo messo dentro il point, il t point e un numero progressivo per ogni cacca, e poi create try finally l poops free. Ok, questo ci serviva, il dizionario ci serviva per non ripetere i valori. T-point, se non ricordo male, ce l'abbiamo in system types, che è banalmente una coordinata. E avevamo fatto un randomize per, così intanto ci facciamo un ripasso, per inizializzare il generatore di numeri casuali, e poi con la mat, la unit matematica, avevamo fatto il random range. Avevamo detto che fino a quando il numero di cacchette generate era minore di number of poops, cioè del numero che vogliamo, ripetiamo l'operazione. L'operazione che cos'era? Era un point, un punto dove andare a mettere, quindi point create, creando un record, creiamo un record con x e y dove queste sono generate in maniera random, ovvero da un random range che va da 0 al anzi field width escluso, quindi mi sta bene. Se è 200, se è 15, andiamo da 0 a 14, e quindi abbiamo già n-1 come, e qui idem random range da 0 a altezza del campo, e poi chiudiamo parentesi, lo scriviamo così. Quindi un punto in cui le coordinate sono date da due valori random in questo range. Una volta determinato questo, l'altra cosa che avevamo fatto è dire, ma questo punto l'abbiamo già, se il nostro dizionario contiene già un punto in queste coordinate, vuol dire che dobbiamo fare continue e farcene riprovare a creare uno nuovo, altrimenti le mettiamo tutte nello stesso posto, quindi questo ovviamente non va bene. Se invece non è già nello stesso posto, add, memorizziamo queste coordinate e gli diamo un valore incrementale da 1 a n, giusto per assegnargli un valore, ma poi alla fine non è rilevante. Quello che andiamo a fare poi in un secondo momento, quindi terminato questo ciclo, abbiamo un dizionario di cacchette, e a questo punto possiamo, no, non con questo ciclo, ma con l'altro, possiamo ciclarlo poop point in poops keys, quindi
In questo dizionario le chiavi sono tutte le coordinate in cui noi abbiamo posizionato una cacchetta. In ognuno di questi punti andiamo nelle celle, prendiamo pull point di Y e pull point di X e di Y, e abbiamo a questo punto non più un valore solo che è il valore intero, ma abbiamo i tre flag, e mettiamo nel value meno 1. Un meno 1 lì dentro ci indicava che lì c'è la cacchetta. Avevamo fatto poi una routine per trovare i punti nei dintorni, perché dobbiamo, partendo da 0, andarli a incrementare affinché ciascuno di questi vada a conteggiare un più 1 per il fatto che lì c'è una bomba. Quindi ovviamente questa io direi la possiamo prendere di sana pianta. Avevamo fatto un get neighbors, un neighbor cello, neighbors, un l'avevamo chiamata in questo modo. Function get adesso no, stavolta la vado ad abbreviare. Questo neighbors cosa fa? Prende delle coordinate di un punto che potremmo chiamare field point, quindi un punto nel campo, e mi dà un array dei punti che circondano quella cella. Come rappresentiamo se la cella è ancora coperta o scoperta? Abbiamo messo il flaggettino revealed oppure opened, cioè aperta, chiusa. Reveal devo dire l'abbiamo svelata, revealed non mi ricordo come l'avevo scritto. Oppure covered, uncovered, oppure visible, forse visible è più incisivo, ma vabbè, comunque c'è, abbiamo usato quel flag lì. Quel flag è marked per dire se c'è la bandierina. Infatti abbiamo messo tutto a false, tutto a zero. Poi generazione cacche, distribuzione delle cacche e conteggi. Quindi qui andiamo a beccarci, in questo caso, var i nostri, come dire, neighbor, cioè var neighbor in nei bot è un'altra cosa, get neighbors. Ah beh, non ho ancora implementato, c'ha ragione. Ma si scrive così, non mi ricordo come si scrive i vicini di casa, come, ma sì, vicino, nearby, neighbor. Questo è molto americano, neighbor. Get neighbor. Forse l'ho scritto giusto, get neighbors. Devo anche scriverlo in maniera diversa. Questa l'avevamo fatta e andava da Dio, quindi io adesso annetto di qualche variabile che andiamo a cambiare, però la tengo esattamente come era perché l'avevamo anche proprio testata, ovvero ti andava a recuperare le coordinate della cella sopra, sotto, destra, sinistra. Qui direi che questo è battezzato come se no lasciamolo così forse non dobbiamo giusto system types, giustamente passa qui perché è usato anche nella dichiarazione. Probabilmente sì, qui c'è ovviamente da cambiare questo con revealed, mi sembrava di averlo scritto male.
Sheffield 8, ok. Field with, perfetto. Qui ovviamente dobbiamo trovare le celle, le coordinate delle cellette vicino a questo. Perfetto. Per fare che cosa? Per andare a mettere a posto i conteggi. Ovvero dire che se la cella che si trova vicino una delle celle ha un valore, potremmo dire diverso da meno 1 maggiore o uguale a 0, allora gli andiamo a sommare andiamo a incrementare quel valore. Please poops, ok. Dobbiamo giustamente chiamare il metodo che va a piazzare le nostre cacchette, quindi questo ci piazza le cacchette, quindi partono tutte a 0, vanno a meno 1 quelle con le cacche e incrementiamo da 0, facciamo più 1 in tutte quelle vicino a una particolare coordinata di cacchetta. Quindi in questo modo l'altra volta avevamo ottenuto la nostra griglia. Questa logica che trova le celle vicine, un effetto in cuffia. Alessandro Alfonsi già subscribe, grazie per l'iscrizione, il follow, non so se è un follow o forse da a volte arrivano anche da YouTube, non so come mai arrivano da YouTube e c'è la notifica qui, dovrei essere in diretta anche su YouTube, però si sa mai. Ok, quindi questo metodo in realtà è isolato perché poi ho scoperto che torna utile anche in un altro frangente, perché quando, che è la cosa che mi era rimasta un po' più dubbia, cioè quando andiamo a giocare e pigiamo una cella da scoprire, quella è vuota, tutte quelle vuote, cioè che non hanno né un numero né quelle a zero, poi nel nostro tabellone con value zero, cioè quelle che non ti dicono se vicino c'è una cacca e non c'è dentro ovviamente una cacca, quindi una bomba, dovrebbero essere scoperti in massa, cioè dovrebbe quando andiamo in un punto dobbiamo aprire anche tutte quelle vicine che sono completamente vuote fino a quando non incontriamo qualcuna che ha delle informazioni da darci, cioè o ci dice che vicino c'è una cacca o c'è proprio la cacca direttamente. Quindi, e quello subito ero in dubbio perché non riuscivo bene a capire quando mi dovevo fermare, poi in realtà la logica era molto più semplice di quello che sembrava, e usando praticamente quel metodo già fatto per trovare le cellette vicine, cioè dato un punto quelle che stanno attorno nel quadrato, quello ci viene comodo anche per quella parte. Quindi ok, quindi più o meno abbiamo messo, come dire, quello che c'era all'inizio, ovvero un numero di cacchette da posizionare, dimensioni del campo, il campo viene inizializzato, poi viene, come dire, vengono determinati, inizializzati i flag, vengono calcolate tutte le numero di cacche che ci sono vicine, distribuite le cacche casualmente. A questo punto questo gioco, questa situazione di gioco è pronta a funzionare, perché non mi risulta che a quel punto ci siano altre cose se non
come dire, provare ad andare a giocare le singole. Poi in realtà potrei farmi un altro po' di, come dire, di metodi di help, che forse ad esempio fare un get value at field value o cell value, qualcosa del genere, che sicuramente mi tornerà utile, cioè dato una coordinata, questo cosa mi dà come risultato? Va nelle mie celle, trova la x e la y come indici e mi tira fuori il value. Ad esempio, questo mi può essere utile quando piazzo le cacchette qui, perché ad esempio potrei dire che se la l neighbor, guarda, quasi quasi faccio pure questa, incrementa il numero di cella at, che vuoi, ah sì, scusa, non c'ho il valore di ritorno, fill cell point x point y value, yeah. Così si legge un po' meglio anche la scritta. Questo può diventare un get cell neighbors, ok, almeno questo, come dire, rifattorizza come si deve. Ok, questo va bene così com'è, perfetto, perfetto. Quindi dicevamo, quale altra, quindi quali operazioni potremmo fare? Allora potremmo dire che se noi abbiamo questa sessione di gioco, noi siamo in playing, potremmo avere un ad esempio andarci a definire un game status, un bel tipo numerativo, tipo playing won, lost, non so neanche io, così abbiamo status, game status. Quando noi creiamo la nostra sessione, generalmente andremo a impostare questo stato a playing, perché stiamo in un certo senso, vedo che ti sei installato MMX, sì, perché refactoring di Delphi mi aveva stancato, quindi di solito MMX tendo a usarlo poco, perché ogni volta devo reinstallarlo, poi non è proprio perfettissimo, però cioè quantomeno mi dà una mano, perché come dire, un minimo di supporto al refactoring con una briciola di funzionalità in più ci vuole. Qui ci sono poi magari passeremo una sera, dovremmo invitare qualcuno che lo usa abitualmente, così magari ci può fare una carrellata, perché so che ad esempio lo usa molto Paolo Rossi, ha fatto diverse volte qualche webinar sull'uso di questo tool, che comunque è meglio di niente.
Però sì, sull'editor c'è bisogno di lavorarci. Qui ci sono un po' di funzionalità che ancora non ho testato. Magari in una live ci facciamo una scorribanda. Magari se qualcuno è un po' esperto e va un po' oltre al refactoring di base, possiamo fare dei demo, così ci ne approfitto per acquisire familiarità fino a quando non ci sarà qualcosa di accettabile lato LSP, che ha sempre un po' di... lo uso da tanto e non posso più farne a meno. Sì, cioè a me piace, quello che a volte non piace un po', tipo come in questo caso, lascia vabbè, l'editor visibile e dovrei anche abilitare le sue finestre. C'ha una ricerca di Cosmel che non è malvagio, che va, come dire, a recuperare, a fare delle... adesso non mi ricordo dov'è, però tira fuori un po' di dati legati al codice scritto, e dà dei suggerimenti, quindi poi andrebbe configurato a dovere, per cui sì, mi abituerò a usarlo, perché purtroppo rispetto all'ambiente questo è ancora sicuramente un'alternativa migliore da utilizzare, e comunque serve, perché l'idea del codice è che uno lo butta giù per modificarlo, nel senso che deve essere tutto ciò che può essere plasmato in automatico dovrebbe esserlo. E vabbè, Delphi già ha una sua impostazione, per cui alcune cose magari sì, anche CNPack lo conosco. La difficoltà di usare questi tool in realtà è legata al fatto che, per come è fatto un po' l'editor e come si espone con la famosa Open Tools API, tutti questi tool che lavorano sull'editor fanno una fatica immane a acquisire informazioni. Cioè, se io installo MMX, mi installo praticamente un parser del codice sorgente, poi ho quello implementato col vecchio Together mezzo in .NET di Delphi, poi ho LSP, cioè abbiamo tanti parser, e poi sì, anche G-Expert. Ognuno di questi ha dei tool interessanti che ci sono nell'uno o nell'altro. CNPack ad esempio è molto completa, un sacco di strumenti, e il problema è che l'API con cui ci si integra con l'ID di Delphi ha un po' quel problema che se c'è un bug o un aggiornamento e l'expert ha qualche difficoltà, non capisci mai se il bug è colpa di Delphi o colpa dell'expert, perché di fatto a volte è anche difficile attribuire una responsabilità, proprio perché non abbiamo un runtime, non abbiamo un .NET, quindi a volte, quindi caricare l'expert praticamente è come se Delphi uscisse con quella funzionalità integrata, cioè i due strumenti si allacciano perfettamente, e quindi quando ce n'è uno che ha un difetto dici ok, ma è questo che non va, oppure questo fa giusto, è incrociato un bug casuale di Delphi che non avrei mai incrociato. E quindi io il più possibile cerco di mantenere un ambiente pulito e standard e di lavorare con quello, magari faccio un po' di overthinking in più, però non è che faccia così fatica. Però in certi casi effettivamente mi metto a prototipare, voglio avere un codice che non sia definitivo, ma se devo fare modifiche meccaniche l'ID me le deve accettare, insomma. Non che Visual Studio da questo punto di vista è molto più carenato, me ne rendo conto, anche se pure su Visual Studio io uso un tool aggiuntivo che è ReSharper, quindi che è odiato da un sacco di sviluppatori, ma per quanto mi riguarda è rinunciabile, è proprio l'estremo di questo tipo di refactoring, cioè ti sposta magari un file in un'altra posizione, se spostandoti il file o rinominandolo la convenzione è tale per cui la unit dovrebbe chiamarsi differente te la cambia, se viene citata altrove rinomina i riferimenti, sposta file. Qui anche l'editor, il project group, ha un po' di limitazioni, un po' più, come dire, incastrato, ecco, per così dire. Sono ovviamente pregi, difetti rispetto a pregi di altri ambienti, come dietro altri fattori, sotto altri fattori ne abbiamo
di diverso tipo. Ne approfitto un attimo, mi interrompo un attimo che vado a prendermi un goccio di da bere. Eccoci qua. Stasera mi sono preso per festeggiare l'energy drink. Energy drink senza zucchero, che è un controsenso assoluto, ma dovevo andare per forza a recuperare perché l'ho buttata in ghiacciaia. E quindi così la cosa è, perché caffè basta, però c'è tanto di caffeina, ce n'è qua dentro un quintale, quindi così sto più sveglio. Forse l'ho lasciato un po' troppo, ma vabbè. Un po' esagerato. Quindi dicevamo delle nostre cacche. No, ok, però sì, ho visto che su questi refactoring ho fatto anche un paio di prove, anche cross unit, vedo che non cresce nulla e quindi sono abbastanza tranquillo. Ok, quindi più o meno questa logica avevamo anche l'altra volta, per così dire, con poco di più rispetto a questa roba, anzi più o meno direi che eravamo arrivati qui, avevamo fatto già un po' di, in realtà, di disegno. Quello che vado mo a recuperare è un'altra cosa, ovvero aggiungiamo un altro pochino di logica, o comunque da rifletterci un attimino su quello che poi è la dinamica di gioco, ovvero ok, che noi abbiamo tutta questa bel po' di roba qui, perfetto, che abbiamo implementato, e avrei bisogno di, no, non c'è un code, però ecco, questo siccome lo uso poco, e questo pure, potrei fare così. Oh, perfetto, così abbiamo, devo farmi il, come dire, il layout Twitch ideale per Twitch, dove metto ad esempio, non lo so, la finestra così e viene bello ordinato. Tanto qui possiamo salvare tranquillamente i nostri desktop, tool Windows, desktop, save desktop, Marco Twitch, là, così si capisce. Così vediamo il codicillo, vediamo tutto, è fin troppo grande. Ok, quindi tornando a noi, anche se non eravamo partiti, ad esempio una azione classica che noi poi faremo sulla nostra sessione è quella di andare ad aprire delle celle, quindi fare una, chiamiamola, open cell, qualcosa del genere. E qui direi che passo sempre le coordinate, dovrebbe essere sufficiente, non dovrebbe esserci altro. Potrei dire open cell at, così è chiaro che andiamo sulle coordinate. E questo cosa dovrebbe fare? Vado nell'implementazione, quindi metto giù il corpicillo del codice, dovremmo andare a recuperare, dovremmo recuperare intanto i dati della zona,
la nostra cella, quindi dire ok, andiamo su fill cells alla posizione x e y e ci salviamo qui, ci copiamo i nostri dati. Allora open cell vuol dire io clicco, adesso non so se, non mi ricordo se su Windows c'è lo shift click, fa la bandierina, il click apre, anche se dovremmo adottare un altro espediente perché tecnicamente siamo nel contesto di una questa barra qui, che è poi quella di, stavo pensando che di questa ne potrei quasi fare a meno, vabbè, però ci sono le sezioni, no, rimane lì. Questo open mi consente di andarla ad aprire, quindi andarla a svelare in questo caso. Quello che devo guardare è che se la mia cella risulta contrassegnata, allora esco, perché questa non la posso andare ad aprire. Il fatto di averci messo la bandierina sopra, campo minato, mi dovrebbe proteggere anche dalle cosiddette aperture accidentali, quindi tra l'altro mi viene da dire che se io clicco ed espando celle e arrivo a una che è contrassegnata, non te la vado ad aprire, perché così svelo all'utente il fatto che si è come dire, contrassegnata una cella che invece potenzialmente potrebbe essere vuota. Quindi se è contrassegnata, a tutti gli effetti non possiamo andarla ad aprire, questo senza ombra di dubbio. Quindi, supponendo di poterla svelare, possiamo mettere revealed a true, quindi lo andiamo a svelare. Quindi a questo punto dobbiamo fare quel giochino, cioè dire, allora qui sotto potrebbe esserci un numero, quindi la nostra cell, dobbiamo andare a esaminare il suo value. Perché se ha un numero, ok, questa la svegliamo, ma non dobbiamo aprire altre celle nei dintorni, altrimenti rischiamo, come dire, no, in realtà potrebbe essere vuota. Sì, forse si usava shift destro, può darsi, su Windows. Dovremmo trovare però un espediente, tipo un doppio tap, che comunque è pericoloso, un tap prolungato per mettere un flaggettino, perché se lo porto su un tablet non abbiamo il tasto destro, quindi abbiamo tutto con un dito. Quindi secondo me gli unici strumenti che avremo a disposizione sarà come dire, o un tap più lungo, quindi tenere il dito, oppure magari un doppio tap, cioè abilitare una modalità bandiera e la modalità, non lo so, ci devo pensare, ma faremo uno step successivo. Quindi value, ok, cioè il value mi interessa perché innanzitutto dovremmo come dire, facciamoci degli helper, adesso che ci penso, metto qua un breakpointino. Siccome sui record potremmo, cioè qualcosa che mi dica se la cella è vuota, oppure function as tap lungo è meglio, poi il giocatore si deve lavare le mani più spesso. Sì, per quello che c'è sotto o perché non prende il... Allora, has poop oppure is empty. Allora, questi metodi di utilità mi servono. Aspetta che tengo un po' in ordine questo file, così. Allora, has poop è facile, perché se il value di questa cella
è uguale a meno 1. Adesso scrivo così che forse è un po' più leggibile. Allora abbiamo la CAC, mentre result value uguale a 0. Abbiamo vuota, nel senso di non c'è né un numero né un perché questa roba qui? Perché qui io vorrei fare questa cosa qui, ovvero dire che if allora revealed va bene, dovremmo trovare if not is empty, che abbiamo detto appunto deve essere uguale, ma in realtà vale anche se è uguale a meno 1. Perché anche se c'è la bomba, dovremmo aprire quella bomba, farla vedere, però aprire anche le celle intorno vuote, quindi non saprei che nome dargli. Forse sarebbe meglio un qualcosa tipo as content. Vai tranquillo. Inteso come value diverso da 0, cioè può avere un pup oppure può avere un valore. Quindi qui è rimasto is empty, ma va bene. Se non ha un content, possiamo andare a esplodere quelle vicine. Ecco, questo è il mio cruccio. Apriamo anche le celle vicine fino a un certo punto. Perfetto. Poi if lcell punto, poi se qui c'è una cacca dobbiamo segnalare che il gioco è terminato. Come lo andiamo a fare? Andiamo a prendere un andiamo a mettere come status game status lost. Dobbiamo poi controllare anche quando vinciamo, perché non lo so, adesso forse questo tipo di contenuto potremmo farlo in un altro momento. Ovvero al termine di questa giocata. Oppure conteggiamo quante celle siamo andati ad aprire. O abbiamo contrassegnato. No, troppo, forse è un po' complicato e un po' rischioso. Niente, lasciamo un attimo così. In realtà ci starebbe bene una bella eccezione o un qualche evento, quindi vediamo, poi lo segnaliamo. To do evento per gioco perso. Altrimenti controlliamo il termine del gioco. Gioco quando termina, quando sono tutte o revealed o flagged, mi viene da dire.
quindi è più un controllare se il gioco è terminato ed è con vittoria. Questo perché ok, ci pensiamo un attimo e poi vediamo. Questo apriamo anche le celle vicine, quindi come funziona? Dobbiamo fare un ciclo for, for in var neighbor, in get cell neighbors di del mio punto, ok. E poi facciamo un open e la andiamo ad aprire, mi viene da dire. Quindi ci fermiamo quando ne troviamo di contrassegnate, quando le apriamo. Questa non dovrebbe accadere, perché altrimenti vuol dire che la cella ha un suo contenuto, quindi non dovrebbe andare ad aprire celle con le cacche all'interno, quindi questo non si dovrebbe verificare, ok. Dobbiamo controllare se questa griglia è piena. Più che altro se abbiamo perso. E questo come funziona? Dovremmo prendere tutte le nostre cellette e andare a fare un controllo di questo tipo. Devono essere tutte aperte, mi viene da dire, o flaggate. Quindi facciamo un ended false, ok. No, in questo caso ci sta bene fare un ciclo, per intenderci, come questo. Per ogni cella. Allora, if not, se non è contrassegnata, allora se non è questo neanche questo. Allora vuol dire che, cioè, se la cella corrente non è contrassegnata e non è aperta, allora usciamo. Quindi forse il flag non ci serve neanche. Mi viene da dire. Oh, ci serve, ovvero in realtà dobbiamo fare così, dobbiamo
e interrompere il ciclo. Quindi devono essere tutte o contrassegnate o aperte. A quel punto vuol dire che abbiamo completato la griglia. Se non abbiamo concluso il gioco, usciamo. In caso contrario, dobbiamo anche vedere però se abbiamo vinto. Come scopriamo se abbiamo vinto? Se tutte quelle che abbiamo contrassegnato contengono una cacca. Non possiamo fare tutte le cose allo stesso momento. If marked and as poop. In realtà dovremmo invertirlo, probabilmente queste cose qui. Facciamo così, mi viene da dire. Prima controlliamo se tutte le celle hanno uno stato che non sia deve essere questo o questo. In caso contrario, il gioco non è terminato. In caso contrario, partiamo con un match. Se troviamo una cella che è contrassegnata, quindi deve essere contrassegnata, no, deve avere la, se è contrassegnata e non ha la cacca, allora il match è false. Se altrimenti il match rimane a true. Quindi se abbiamo vinto, se abbiamo vinto, allora mettiamo lo status a possiamo gestire tutti e due.
Game status lost, e qui ci metto un raise event, poi vedremo. Non esce solo dal ciclo interno. Sì, è ragionissimo, giusto, perché qui ne ho due innestati. Hai molto ragione, hai più che ragione. In realtà qui potrei uscire, basta, tanto data questa condizione. Se non sono tutte o contrassegnate o scoperte, basta che ce ne sia almeno una che il giochino è finito. Altrimenti qui potremmo fare la stessa cosa in realtà. No, anzi, qui sì, qui il break, diciamo, in un certo senso ci vuole. Vabbè, potremmo anche lasciarlo ciclare, quindi non sì, diciamo che è un'ottimizzazione, quel break, per evitare che vada troppo avanti, cioè che vada inutilmente a valutare altre espressioni, ma potremmo anche scrivere semplicemente codice più. Sì, non è il massimo della leggibilità, metto questo pezzo qui, però ok, raise event. Possiamo rifattorizzarlo poi in un secondo momento, e quindi compilation check game lost, lo chiamerei più un check game se finisce o meno. Questo lo metterei qui, e qui evento per gioco perso. Allora facciamo on status change notify event, dov'è system classes, sì, ok. Molto molto easy. Status change, usiamo proprio l'evento più classico che ci possa essere. Change status change, così l'evento ce lo abbiamo. Procedure do status change, seguiamo la prassi, se l'evento status change è assegnato allora lo eseguiamo passando self, ok, così perfetto.
Ok, allora. Un po' di codice l'abbiamo scritto, forse anche troppo. Diciamo che probabilmente ci sarà anche qualcosa un attimo da rivedere, ma ci penseremo su. Allora, tornerei quindi alla mia main form. Quindi iniziamo, o meglio, riprendiamo l'interfaccia grafica. Poop! E così è anche un po', come dire, tendente all'imperativo, main form, ok. Chiudo un attimo il pop game e qui potremmo mettere la palette, così, ottimo. Action list, l'action list non si nega mai a nessuno. Allè. Facciamo un match. Lasciamolo un attimo lì, che probabilmente ci servirà, ma andiamo a lavorare più sul codice. Allora, la cosa che abbiamo fatto la volta scorsa era di introdurre una bella paint box di Schia, SK paint box. Ok, allora supponiamo di fare un 15x10, quindi andremmo a metterla come size 1500 per 10, 101, facciamo 1000. Fammi un allineamento al centro di questa form. Direi che non riusciamo a vederla tutta. Se invece fosse un 50 pixel, qui sarebbe la metà. Quindi tipo 750 per 500. Ok, dai, così almeno le dimensioni sono un po' più contenute e riusciamo a progettarcela un attimo. Ok, questa la chiamo PB perché la utilizzeremo spesso. Abbiamo fatto un evento on draw. Dove abbiamo fatto un canvas save, canvas restore, ok. E qui c'era un disegna la griglia di gioco. Ok. Quindi io qui metterei qualcosa del tipo, vado a recuperare il mio poop game F session, che è una game session. Ok, qui mettiamo il costruttore col suo helper e all'avvio andiamo a crearci, intanto ce la facciamo in automatico, una sessione di gioco. Con che parametri? Facciamo start. Facciamolo di 10 per
per 12 o 15. Number of poops, mettiamone 8. Andiamo in start con questa session sulla distruzione, controlliamo se è assegnata la session, dobbiamo usiamo questo, ok, così così ghessemo e in questo modo quantomeno una sessione ce l'abbiamo sempre, poi possiamo crearne una nuova tutte le volte che vogliamo ripartire con un gioco, alterare questi parametri, ma ce la possiamo un po' giostrare. L'altra volta avevamo creato una caterva di come dire di metodini, anzi avevamo fatto il draw background che usando un, quindi qui passiamo a usare direct rect f float, avevamo messo dentro questa logica qui, ovvero avevamo definito uno stile di paint riempimento bianco, poi un bordo grigio dentro la nostra paint box. Poi che avevamo fatto? Abbiamo fatto un banalissimo draw grid, banalissimo, quindi un'altra procedura simile, potremmo chiamarla draw board, che sì, è una griglia, ma che era siffatta. In pratica avevamo recuperato i valori, avevamo riempito le cellette di giallo, avevamo scelto il colore del bordo bianco perché facevano da una sorta di spaziatura. Roboto, scritto in nero, qui mettiamo come size 50. Questa è session field width field 8, dobbiamo in effetti andarle a esporre, non è un problema. Property field field 8 read field width, solo lettura, perché quando iniziamo una sessione questi parametri li passiamo in start e quindi perfetto. Questo deve diventare public. Questo recuperava il valore e poi lo andavamo a stampare. Quindi ogni volta che c'è bisogno di aggiornare la griglia di gioco, quello che veniva fatto era tracciare lo sfondo del controllo e poi la board. Ok, vediamo se ho dimenticato qualcosa, torniamo a vedere quello che vediamo un'altra volta. Perfetto, rimane al centro, vedo che abbiamo qui un meno 1, quindi 2 perché ce n'è un'altra qui,
meno 1, 0, 0, 0, ok. E qui è la visualizzazione che avevamo. Quindi sul neighbor sono tutte un po' concentrate, ma no dai, sono abbastanza distribuite. 3, 3, 6, 3, 9, 10, 15, 10, quindi ok, le coordinate sono giuste. Vediamo se esplode. Non sembra, sembra di no. Vediamo se ci sono memory leak da qualche parte, ma questa è un'altra sessione ancora diversa, non si direbbe. Quindi perfetto. Ciò che dobbiamo fare, quindi in realtà, allo stato attuale, è variare leggermente il disegno, ovvero dire... questo è il famoso cell value. Fammi un attimo dimensionare questo testo in maniera che sia un pochino più così, già che ci siamo lo centriamo un po' e almeno abbiamo la parte un po' esagerato forse, però così prendiamo già un po' almeno le misure. Quasi dai, secondo me così siamo forse anche quasi perfetti. Ok, quindi secondo me dobbiamo in realtà separare un pochino le cose, ovvero fare un draw cell empty ovvero il draw cell empty è l'equivalente di questa bella roba qui Questi forse andrebbero inizializzati una volta sola. Perché altrimenti creiamo un sacco di oggetti, ma... scusate, allora io vorrei isolare solo questi all'interno del nostro simpatico. Allora qui dobbiamo passare un po' di parametri in realtà.
Quindi vediamo di portarci questa roba qui. Qui troviamo le coordinate, esattamente. Ok, perfetto. Allora, quello rimane lì. Ovvero, anche questo in realtà, no, questo viene determinato all'esterno, ovvero sono le coordinate della cella. Ok, facciamo cell data. Beh, oppure recuperiamo. Dobbiamo aggiungere qualcosa alla nostra session. Function get cell. Info at. Ok, c'è l'info, c'è il point, perfetto. Quindi qui dovremmo esaminare i dati della nostra proprietà e vedere se, ad esempio, se è revealed, allora if not revealed, mettiamo un to do, mettiamo anche un exit magari, vabbè no, ci sono anche le altre, quindi no, mettiamo continue. Allora, draw cell empty. Se invece è coperta, beh, questa in realtà fa parte di questa casistica, perché non può essere scoperta se è contrassegnata. Se invece è scoperta, potremmo controllare se c'è la cacca. Altrimenti tracciamo la nostra draw cell empty,
aggiungendogli però un po' di informazioni. Qui poi magari rifattorizziamo il codice se ci occorre. Altra cosa qui che dobbiamo aggiungere è il dest, ce lo lascio perché quello mi può essere molto utile. Ok, così passiamo anche questo e ovviamente la dichiarazione sync prototypes deve essere uguale sia sopra che sotto, de sopra de tutta. Quindi sistemiamo un po' questo, qui andiamo a recuperarci questo background paint. Allora, questo in realtà va bene così com'è, la potremmo anche mettere nella draw generica. Ok, così questo è il font, invece finisce esattamente qua. C'è il value. C'è un e qui ci scriviamo il numerello. Beh, qui abbiamo value. Ok, perfetto. Sì, ok, tu c'hai left e c'hai top. Ok,
Quindi a questo punto vediamo un attimo. Ok, non vedo un tappo. Quindi ah, certo, perché non sono tutte, sono tutte coperte, quindi effettivamente è giusto che non si veda nulla. Dobbiamo implementare in qualche modo oppure una unrevealed, come potremmo definirla. Adesso ci penso come farla. Quindi if not revealed, passiamo queste informazioni. Questo forse potremmo portarlo anche fuori. Contrassegnata. Oppure è non coperta. Se è scoperta e alla cacca abbiamo questo, altrimenti abbiamo ok. Quindi qui ce la giochiamo in questo modo. Ok, iniziamo ad esserci perché ovviamente sono tutte coperte. Siamo scordati una cosa, qua sul dovremmo fare una mark metterci il marchietto. Allora, se questa niente. Usiamo questo così è più sbrigativo. Se la cella è già revealed, non possiamo farci nulla. In caso contrario, if cell marked, o comunque più in generale potremmo dire che facciamo questa roba qui.
andiamo a commutare. Lo stato delle celle. Allora, quindi dobbiamo iniziare anche a gestire qualche click. Gestisce le azioni utente, quindi potremmo almeno inizialmente magari lavorare col tasto, guardando i tasti. Ok, quindi case button off, il middle direi che non ci interessa. Ci interessano magari gli altri due. Ok. Pian pianino arriviamo a gestire il nostro mitico campo cagato. Con un po' di pazienza ce la possiamo fare. Molta pazienza, viene da dire. Quindi che dobbiamo fare a questo punto? Facciamo prima questo, che è un po' più, come dire, è un po' più sempliciotto magari, ovvero ci basterebbe, qui dobbiamo determinare poi qual è la cella che sta in quella posizione, data x e y. Facciamo che se noi dividiamo la x, allora var lx, prendiamo la larghezza e facciamo diviso i famosi 50, che è la dimensione della cella, anzi scusa, facciamo x diviso 50 dico una castroneria mettiamo che x diviso 50 meno 1, sì, non ho scritto così, anche se poi andava bene lo stesso, tanto c'è la precedenza. Perché questa cosa? Perché se noi clicchiamo da 0 fino a 50, ok, no, la divisione è da 0, quindi è giusto, non ci serve meno 1. Se superiamo i 50 arriviamo a 1, quindi dovremmo essere, in poche parole, sempre nella, questa dovrebbe essere la nostra conversione in teoria, quindi questo è il nostro size, che io vado a mettere un attimo, lo parcheggio un attimo qui. Però ok, non so se l'ho parcheggiato nel posto giusto, no, infatti più che altro gli serve sapere il tipo.
Ce la farò a scrivere la sintassi giusta. Grazie. Allora, qui si arrabbia perché questo è un single. Però dovrebbe... Scusa, ma questo non dà sempre un... Esatto, un extended... Cosa abbiamo? La floor, la... beh, se no nella mat dovremmo avere un simple round. Qualcosa tipo simple round, non mi ricordo dov'è, system mat, sì, allora ok. Però danno sempre dei single, double, extended. Oddio, il trunk, è vero. Cioè, io un'ora che penso, mi vengono in mente tutti i metodi di C sharp, non mi ricordavo come diavolo, oh, che inizio 64, vabbè, quello che... Cioè, stavo pensando da un'ora alla funzione, non mi veniva in mente. Cioè, ce l'avevo lì, ho detto, ma io l'ho sempre usata, cioè, incredibile come... Ok... Ok, così dovremmo esserci. E... questo va a crearci il nostro punto e supponiamo di fare questa cosa qui. Dovremmo vedere questa roba cambiare, forse dobbiamo anche aggiornare questo perché non si accorge del change. È anche vero che non abbiamo ancora disegnato . Se voglio debuggare, devo lanciarlo in debug. Mi sa che ci manca qualcosa, ovvero questo, il famigeratissimo hit test. Forse non è sufficiente per qualche motivo.
No, sufficiente, sufficiente. Quindi 2-0. Ok. C'è anche il red draw, però il red draw al momento non funziona. Perché? 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 Perché skippiamo. Ok, andiamo. Dovremmo metterci l'iconcina, però vediamo se intanto iniziamo a trovare delle differenze. Mi sa che quel red draw non ne vuole molto sapere. Non lo vedo passare dal paint per niente. Forse non è abbastanza incisivo il. Questo è interessante. No, ma non. Lo stato cambia, vedo che la board non si aggiorna per qualche strano motivo. Adesso l'ha aggiornata, però ad esempio se lo tiro giù e lo ripristino, mi aspetterei che la board venga ridisegnata. Meno che non ci sia un qualche problema di double buffering o qualcosa del genere. Però non vedo.
questo di solito è un po' più invasiva, ma aspetta, questo è un non vorrei aver bloccato. Ma curiosissima questa cosa. Questa cosa mi lascia molto molto perplesso. Non capisco come mai dopo il primo disegno non mi rifà. Non me lo riproduce di nuovo. Quando abbiamo fatto un po' di sperimentazioni la volta scorsa, che abbiamo fatto il pat sulla paint box, sul nostro paper, cosa avevamo fatto? Avevamo fatto mouse leave, draw, avevamo fatto save and restore, giusto? Avevamo usato un redraw, ok.
avevamo usato banalmente il redraw. E quindi funzionava, ok. Quindi torniamo nel nostro poop. Ok, ora ci passa quantomeno. Quantomeno passa sulle istruzioni. No, sono scemo, ragazzi, sono scemo. Ma non scemo, ma di più. Stiamo avendo a che fare con dei record. I record sono un value type. E questo vuol dire che io qui non posso fare una cosa del genere, perché quello che sto facendo qui, ok, è andare a recuperare un record di dati, farmi una copia di quei dati. Quindi se la cellula è scoperta, esco. Se è contrassegnata, io nego questa condizione, ma la nego nella mia copia dei dati, cioè questo cellinfo va su un vettore e scarica un record di dati, non è un oggetto, è un record, è una struct, una struttura, vuol dire che si fa una copia di quei valori. Quindi se io sulla copia vado a cambiare, a commutare una proprietà e poi la perdiamo, e ovviamente non potrà mai essere in un certo senso cambiata. Quello che dovrei fare qui è, dovrei adottare un qualche spedientello, cioè lavorare quantomeno, se voglio proprio gestirlo così, e poi la copia sparisce, esatto, e quindi, cioè, io non vado a toccare ogni volta che leggo questo record, se lo salvo in una variabile record, mi copio tutti i valori, quindi quello è ovviamente un problema. La cosa che potrei fare è fare una cosa di questo tipo, ovvero lavorare con quello che è un puntatore e recuperare molto per un po' per i... In C non succedeva, al massimo succedeva un segmentation. Beh, una struct viene copiata, quindi è come se la variabile contenesse quei valori. Io qui dovrei... Cosa dovrei fare? Dovrei fare una cosa di questo tipo. Restituire questo
e prendere quello tipo indirizzo. Ok, ovviamente bisogna giustamente qui cambia tutto, e forse qui poteva andare bene anche com'è, perché ok, c'è probabilmente qualcos'altro da sistemare, no? Ok, quindi siamo qui, mi aspetto però, scusa, quando arrivo qui, vabbè, ok, mi dereferenzia, quindi in teoria vediamo se è sufficiente questa cosa. Sì, cioè, esatto, dovrei oppure fare così, ricopiare l'intero valore, esattamente, quindi, però vedete che già mi faccio dare il puntatore, poi uso la notazione col punto, lui delle referenze del puntatore va sulla struttura, in questo caso non è una copia ma è proprio quello originale, e col tasto destro vedete che vengono comunque marcate, per cui... E se ci riclicco, accendo e spengo. Quindi devo fare così, oppure se mi faccio una copia del record, ribaltare la copia di tutto il record sulla struttura originale, che però non è proprio il massimo. Allora, qui ci sono quindi un po' di, in un certo senso, cosa a cui bisogna stare attenti, perché potrebbero esserci altre, ad esempio qui dove vado sono in lettura, grossi problemi non dovrei ovviamente averne, però potrei dire se andassi a cambiare delle informazioni, ovviamente avrei un problema in questo caso. Adesso qui c'è un problema lo stesso, mi sa, object or lui vuole che gli specifichi ovviamente che mi sto riferendo al record, get cell value, no, questo può andare bene così, questa è corretta, ok. Oppure trasformare in un oggetto, per fare, è più elegante come ho fatto, sì, anche se più pericoloso, cioè ha una sua pericolosità, quindi nel senso che allora direi che non ci sono, anche qui con questo non avremmo mai visto nulla, giustamente, perché non l'info at il vantaggio del record è, cioè lo usiamo anche per quello, però proprio per quel motivo bisogna stare attenti che qui è molto molto pericoloso. Qui andiamo a accedere direttamente ai record, quindi
devo fare un overload con LX e LY. Anche qui potrei semplificare in realtà. Perché potrei usare questo e dirgli neighbor info ok, troviamo questo if diciamo che evitiamo di copiare troppe volte. Infatti questa la possiamo rimuovere. Forse possiamo anche semplificare un po' il codice con questa cosa e quindi... ok, mentre proviamo a fare una open. C'era il problema che non andava ad aggiornare, a fare una draw, perché evidentemente senza quel metodo allora io qui farei una cosa di questo tipo, ovvero guarda che abbiamo sempre questo parametro che non serve a un tubo e quindi ce lo potremmo anche in un certo senso shift control alt p shift control alt p shift control alt p ok così ok andiamo a provare se io clicco vado a fare una open cell al point. Ci mancano ovviamente i controlli gioco terminato eccetera. Allora ok sì, qui giustamente ho tolto un parametro, allora andiamo ad aggiornare tutte le chiamate. Poi forse c'è anche un errore. Allora, se non è revealed è coperta. Se è scoperta e ha la cacca dovrebbe essere disegnata, altrimenti ovviamente rimane coperta. Perfetto. Proviamo a vedere se funziona un po' di logica di questo tipo, ovvero clicco qui. Qualcosa mi dice che non gli è piaciuto il mio open ha fatto scoppiare il programma. Effettivamente qui c'è da dire una cosa, quindi andiamo a vedere perché. Allora se clicco qui siamo al punto 00, è giusto, non è contrassegnata, reveal the false diventa true, ok, cell vediamo c'è un puntatore come value 0 quindi non ha contenuto, ovvero potrebbe essere aperta tranquillamente, quindi vado a recuperare i suoi vicini, prendiamo ad esempio questa che è 0 e 1 e andiamo a fare una open anche su questa.
quindi recupero 01, la metto in rebuild, la cella come value a 0 pure questa, quindi anche qui ci spostiamo. E andiamo a quella di fianco, cioè dovrebbe essere ricorsivo fino al punto in cui come dire, la cella non contiene qualcosa. Qui ancora 0, quindi torniamo qui dentro, stiamo di volta in volta spostandoci praticamente. No, adesso siamo tornati a 00, come mai? Ah, perché abbiamo già, stiamo rimbalzando sulle, ah, ok, allora se questa, ho capito qual è l'errore. Questa forse ci ferma un attimo, altrimenti non riusciamo, il ciclo è infinito, perché ognuna trova la vicina trova le altre vicine e a quel punto non ce la facciamo più. Vediamo se questo va all'infinito, siamo a 0 e 1. Questa ovviamente deve funzionare, quella 0 e 0 mi aspetto che, essendo già aperta, esca, ok, quindi dovrebbe avere un suo termine dal punto di vista, quindi dovremmo finire a un certo punto in questo game ending. Ah, perfetto, ok, ci siamo. Cioè, non so se era chiaro il problema, però se io faccio una open su una open qui, devo fare la open anche delle vicine, però per ognuna delle vicine dovrà fare la open anche delle vicine di queste, cioè ricorsivo. Se però cliccando qui prendo questa come vicina e questa tenta di fare la open di nuovo di questa, andiamo in Stack Overflow perché non finiamo mai. Quindi il concetto è: qui fa l'open di questa delle vicine, quando fa l'open di questa andando nelle vicine, se questa è già aperta, questa va ovviamente saltata, in modo che si espanda piano piano e, come dire, ognuna apra le vicine tranne quelle già fatte, in modo che non abbiamo un ciclo infinito, altrimenti quella di sinistra apre quella a destra riapre quella a sinistra, non ci saltiamo più fuori. In questo caso mi sembra molto, siccome le cacche sono poche, mi sembra effettivamente molto simile a una situazione normale, dove generalmente clicchi in un punto, apri, e dove ci si ferma? Ci si ferma dove c'è un numero che viene quindi aperto e viene rivelato, e una parte che o è quella flaggata oppure è una cella che può essere in qualche modo significativa. Quindi ecco, già mi ricordo un po', poi vabbè, è abbastanza semplice a questo punto dire ok, qui abbiamo la rossa, qui ovviamente qui abbiamo mine, cioè cacche, ne abbiamo una qui, ne abbiamo una qui, qui c'è un 1, quindi ne abbiamo senz'altro una anche qui. No, anzi, scusate, assolutamente no, perché qui c'è un 1, quindi questa vuol dire che non ne tocca un'altra. Anche qui c'è un 1, quindi questa non la tocca. Sarà senz'altro qui.
Potreste aumentare la velocità di espansione in modo che continuate a vedere le celle scoprirsi un po' alla volta? Diciamo che dovremmo iniziare ad avere un po' di qualche animazione o... Allora, in quel caso, secondo me, dovremmo gestircelo in un altro modo, ovvero delegare l'espansione delle celle a un thread e lato invece disegno agganciarci non al cambio stato redraw, ma a un sync con un orologio che in qualche modo ci fa vedere lo stato attuale e si sincronizza con lo schermo. Cioè il thread in background pian pianino girerà e aprirà le celle, sarà molto veloce, ma andando in parallelo i due percorsi ed essendo uno slegato da quello, riesce magari a mostrarti che le celle in un certo senso si aprono gradualmente. Oppure dovremmo variare lo stato, però trovare il modo, forse la paint box non è il caso migliore, ma dovremmo prevedere dei componenti e sfruttare le animazioni, cioè magari dire ok, ribaltiamo, invece che fare una draw come abbiamo fatto per il tabellone della tombola, e questo potrebbe essere una variante da poter pensare. Però qua c'è una situazione strana, no, non è neanche questa, scusa, è questa qui per forza, perché vabbè, stavo ragionando sul gioco, un po' sul gioco, un po'. Cioè sì, dobbiamo cambiare la modalità con cui interagiamo e potremmo, ad esempio, utilizzare quegli stati checked o comunque delle proprietà che vanno a alterare lo stato di un componente che ti visualizza lo stato della tua applicazione, però quell'alterazione fa sì che non si passi il passaggio di stato, attivi l'animazione o l'effetto, come poi abbiamo fatto per il tabellone della tombola, cioè quando prendevamo un numero, diciamo 6 selezionato, lo stato era, il cambio di stato era, come dire, istantaneo appunto, ma in un certo senso la partenza era, in ogni caso il cambio veniva dilazionato perché c'è un'animazione che entra in gioco. Lì dovremmo sfruttare più FireMonkey probabilmente e magari non gestire tutto con un draw così secco, così manuale come stiamo facendo, altrimenti dovremmo lavorare in un altro modo o comunque essere sensibili alla variazione dello stato piuttosto che fare delle foto sequenziali. Comunque possibile, è possibile, e ci si potrebbe anche pensare per dire implementiamo così un effetto, un gioco con un effetto anche grafico, quello ci sta, lo potremmo fare tranquillamente in qualsiasi momento senza toccare. Adesso, una volta che abbiamo testato la logica del gioco, potremmo anche dire siamo ok perché sappiamo che il giro è quello corretto, cioè adesso qui inizia un po' a funzionare, quindi da quel momento in poi il gioco può fare le variazioni di stato che crede e noi possiamo ribaltare la situazione su un utility di disegno che poi disegni con un'animazione invece che in maniera secca come stiamo facendo noi, che effettivamente scriviamo poi tanto codice, quindi un approccio di quel tipo sarebbe senz'altro, anzi con gli stili secondo me potremmo avere la possibilità di applicare uno stile che magari fa apparire un riquadro di un colore, un'immagine, però l'immagine ha il suo effetto. Nel momento in cui c'è questo cambio di checked, l'effetto fa sì che l'immagine compaia gradualmente o comunque con un colore che varia, cioè qualcosa del genere. Qui 2-2-1-1, quindi qui non c'è sicuro. Qui c'è un 2, quindi devono essere per forza qui le altre due cacche. Mentre per scoprire se abbiamo vinto, secondo me l'unico modo che abbiamo è di entrare qui dentro e di controllare, così vediamo anche questa logica e scrivere. Questo è un 3,
Ok, quindi 2 sono 3, questo ne ha 2, questo ne ha 1, questo ne ha 1, questo ne ha 1, quindi teoricamente potremmo scoprire questa e anche l'altra. Questa, se ogni volta lui fa questo giro, anche qui si potrebbe ottimizzare il modo, perché siamo quasi run until return, secondo me siamo nel primo red row, ci manca questa, e poi secondo me vediamo se riusciamo a fare un run to cursor. Se non mettessi il breakpoint dovremmo arrivare tranquillamente qui, esatto, perché in questo caso le celle sono tutte o contrassegnate o scoperte, bisogna capire se si è vinto, quindi il gioco è se guardando tutte le celle, quelle contrassegnate non hanno ne abbiamo contrassegnate a qualcuno che non è la cacca, allora quindi sono tutte scoperte, quindi quelle se ne sono coperte il gioco non è ancora finito, se sono tutte scoperte vuol dire che o abbiamo contrassegnato, se non abbiamo contrassegnato quelle giuste idealmente dovremmo già aver preso, dovremmo già aver pestato la cacca, quindi per cui potremmo averne magari contrassegnata una in più e a quel punto il gioco ovviamente adesso devo controllare bene le dinamiche per vedere se nel momento in cui apriamo tutte una è contrassegnata in realtà perdiamo, e mi verrebbe da dire di sì perché quella è come se fosse esclusa, quindi nel momento in cui le apro tutte se non la sbaglio oppure il gioco rimane lì. Cioè finché non le ha potuto, potremmo controllare che tutte quelle che non hanno una cacca devono essere comunque scoperte. Quindi se sono marcate non sono scoperte, quindi il gioco non è finito. Questo è senz'altro. Proviamo a fermarci lì al cursor. Abbiamo un one a true, quindi il gioco abbiamo vinto e a questo punto dovremmo farlo vedere e mostrare questa cosa, come dire, scoprire anche queste in un certo senso e farle vedere e mettere la logica, ovviamente far vedere all'utente che ha vinto in qualche modo. Però insomma già iniziamo a muoverci abbastanza bene, a vedere qualcosa, quindi manca un po' di abbellimento, potremmo dopo pensare di aggiungere anche le icone, quindi un po' di effetti, o evitare questo red row e agganciarci a qualcosa di stilistico. Allora, questo era per sperimentare con Skia ovviamente, però nulla vieta di come dire permetterci di usare anche direttamente FireMonkey, che tra l'altro può fare rendering con Skia, quindi non ha grossi problemi da questo punto di vista, da questo punto di vista grafico. Ok, adesso io passo, diciamo quasi a tre ore di passione e abbiamo avuto qualche intoppino logico perché abbiamo un po' rivisto quello che abbiamo fatto la volta scorsa, però ci stava anche, poi secondo me può essere ottimizzato ulteriormente magari rivedendo un attimo alcune operazioni ricorsive. Adesso vedo se dedicargli un'altra live oppure magari estemporanea, oppure come dire provare in qualche modo a finirlo, mettere il sorgente, vedremo insomma un po' in base al in ba, perché non vorrei poi lavorare su questo 20 giorni. Sì, può fare, esatto, questo è l'importante. Magari metteremo i voti, non so se interessa magari una live, adesso vediamo se non trovo altri argomentini
Ok, niente, direi che per stasera abbiamo fatto 3 orette. Il dopo Covid è andato bene, esatto, sono già un po' più smart, sono già un po' più, come dire, funzionante, nei limiti, adesso senza esagerare, però, come dire. Allora, vado a vedere, non so se c'è qualcuno che si possa raidare di sviluppatori, di nuovi, ma vedo che qui stanno giocando, quindi non li vado assolutamente a disturbare. Stanno giocando a giochi, a Jackbox, che è un bellissimo gioco. Beh, Vision, tu hai sempre delle, come dire, delle intuizioni riguardo a programmi da portare, quindi potremmo, adesso cerco magari nella mia categoria, vediamo se c'è in sviluppo software e giochi qualcuno che sta, c'è un Java Coding, il gattone TV non mi è nuovo come nome, ma fa del gaming, fa, mi sembra di averlo già visto, di averlo passato, un astrofisico travestito da gattone. Guardavo qui, c'è uno che fa Java Coding, che si diverte, e stavo vedendo già Java Coding vuol dire, come dire, avere, essere temprati, perché, però non so se, vediamo se c'è anche un audio, c'è un silenzio, c'è una musichetta, sta facendo computer, se no andiamo a vedere il gattone TV, così, che è live. Un miau a tutti. Ok, dai, proviamo questo nastro fisico travestito da gattone, non male, non male assolutamente. Ok, niente, io prima di lanciare il ride, che ci sta sempre bene per conoscere nuova gente, come sempre ringrazio sempre quelli presenti alla live che mi danno una mano e mi ricordano il trunk. A quest'ora in italiano ci sta poco niente, sì, in effetti sono solo io il pazzo, ma è il solito, più che altro forse la giornata, magari c'è un problema di, che ne so, di partite di calcio, che è più facile che sia per questo. Quindi vi ringrazio di nuovo e direi, se non ci sono problemoni, ci ritroviamo la prossima settimana. Intanto lancio il ride, ne approfitto anche per darvi una buona Befana, visto che arriverà anche questa breve, e alla prossima live. Intanto, ciao a tutti, rimanete per il ride, alla prossima.